Ciao a tutti, siamo a Bacoli, paese nei Campi Flegrei, in Campania. Sullo sfondo il Golfo di Pozzuoli, dove si trova il parco sommerso di Baia, sito archeologico unico al mondo. Più oltre vedete Napoli e il bellissimo Vesuvio, e sulla destra la costiera amalfitana. Insomma, uno scenario meraviglioso. Ma il protagonista principale oggi è un altro, è lui, il mare. Ed è il mare, con i suoi oceani, con le sue meraviglie, di cui noi ci dobbiamo prendere cura. Ma non semplicemente per le emozioni che ci dà, per la bellezza che ci regala, ma anche perché il suo ecosistema è così fragile e importante che ci consente la vita. Ed è per questo che noi ci dobbiamo porre nella quotidianità, oltre ai piccoli gesti, ad avere uno stile di vita rispettoso. E questo è l'impegno che dobbiamo prendere tutti noi. E noi ci siamo qui pronti a riprendere le nostre attività che svolgiamo a mare, alla subacquea, allo snorkeling, alle attività in canoa. Siamo pronti per portarvi a scoprire, anzi a riscoprire tutti insieme in maniera più ecosostenibile, più rispettosa, questo ambiente meraviglioso. E scoprirete insieme a noi le fantastiche bellezze della Campania e qui, nei Campi Flegrei, l'immenso patrimonio naturalistico e archeologico che custodisce questo mare. Ciao a tutti! Salve, sono Stefano Dadi della WISP Campania, settore attività montagna. Sono anni che stiamo lavorando sulla sostenibilità ambientale. Il vantaggio della nostra struttura di attività è quello di praticamente fare attività in plein air. In questo luogo abbiamo sviluppato una serie di iniziative e non solo attività sportive, ma anche tutto il discorso della biodiversità attraverso una serie di progettualità, iniziando dalle Transition Town, che sono queste iniziative che producono delle buone pratiche rispetto a. Noi riteniamo la vera sostenibilità ambientale, quella di togliere il denaro, ma creare un vero e proprio baratto. Qui è un esempio vivente di quello che abbiamo creato. Abbiamo creato la struttura in outdoor di arrampicata sportiva, possono venire tutti e anche chi non ha la possibilità, perché c'è uno scambio di attività e diciamo, di iniziative tra le stesse persone che partecipano e le persone che poi vengono a fare l'attività sportiva. La particolarità di questo progetto avviato dalla WISP Campania già da anni è quello proprio sulla biodiversità, dove praticamente diamo molta importanza a quelle che sono le coltivazioni. Le coltivazioni, qui vediamo una serie di piante di kiwi, ma possiamo anche vedere, vabbè, qui alle spalle abbiamo. Per i cani abbiamo anche la pensione estiva, che praticamente ci prendiamo cura degli animali. Qua invece abbiamo creato delle vasche dove praticamente si fa coltivazione. La peculiarità di queste piantine sono piantine ricavate da produttori che producono semi autoctoni e non transgenetici. Qui vediamo i pomodori, questi saranno pomodori di Sorrento e qui i pomodori del Pienalo del Vesuvio, perché noi ci troviamo in questo luogo alle falde del Vesuvio. Come vedete nelle vasche abbiamo tutta una serie di produzioni. Qua è solo di odori, dal basilico, sedano, rosmarino, eccetera. E tutto questo creiamo anche dei percorsi sensoriali anche per le diverse abilità rispetto ai ragazzi non vedenti e anche con altre disabilità. In questa progettualità c'è il LAI, che è l'acronimo di Laboratorio Ambientale Interattivo. All'interno di questo laboratorio ci sono delle iniziative fondamentali e anche molto importanti nel mondo della scuola. Abbiamo creato queste piattaforme sospese in aria, in sicurezza, con gli alunni, dove praticamente fanno una lettura in verticale e da questa lettura ricaviamo
tutta una serie di conoscenze. Gli alunni non sono più negli ambienti statici frontali, ma in questi open space in outdoor, e che danno la loro, il loro contributo a quello che è madre natura e la conoscenza del mondo degli alberi attraverso una didattica calata in, nello scenario educativo di ogni scuola.